Salve a tutti e bentornati a questa playlist del cinema scacchi, anche se anche in questo caso non si parla proprio di cinema, vedremo gli scacchi alle prese con i cartoni animati giapponesi, i cosiddetti anime. E spero che il giudizio sarà unanime riguardo a quest'opera dopo che l'avrò gentilmente massacrata in questo video. Ma comunque, stiamo parlando di Code Geass, che non è una parolaccia, ma è un anime il cui adolescente protagonista, un certo Lelouch, è un britanno, ossia un tizio di nazionalità britanna, dove la Britannia in pratica è la nazione che ha conquistato, devastando il Giappone a suon di robottoni pilotati da cavalieri. Insomma, tipico, tipicissimo per un anime giapponese, quindi robottoni, vabbè, ci sta dentro a bestia. In ogni modo, questo Lelouch diventerà il leader di un movimento di resistenza e diventerà grande per le sue abilità sia tattiche che strategiche e anche per la sua grande intelligenza. Quindi, ovvio, stereotipo nello stereotipo, ci andavano per forza messi gli scacchi qua dentro, no? È inevitabile. Ed ecco che quindi già nel primo episodio della prima serie, il cosiddetto episodio pilota, abbiamo gli scacchi un po' protagonisti con Lelouch che affronta un nobile britanno e a parte la grossa battaglia di Spocchia, poi il resto delle mazzate se le danno tranquillamente su una scacchiera che già possiamo qui apprezzare, non ha case bianche, quindi non si pongono proprio il problema della casa in basso a destra bianca, un ottimo modo per risolvere tutto ciò. E vediamo una posizione a partita iniziata quando arriva Lelouch a sostituire il giocatore precedente e vediamo che gioca con i neri ed ha ereditato una posizione che a prima vista non sembra particolarmente buona. Tuttavia, dotato di buona spocchia, si mette a sedere, fa la prima mossa di re, cosa che provoca tra l'altro lo sbeffeggiamento da parte del suo avversario, e poi la scena stacca. Ad ogni modo, ecco qua la posizione e sì, sebbene il bianco abbia la possibilità di eventualmente avvicinarsi a promuovere, in realtà, a differenza di quello che si può dedurre dalla disperazione del giocatore che ha sostituito Lelouch, qui il nero non sta per nulla male, nel senso, mossa al nero, anche se si giocasse B per C, cioè sì, si darebbe un po' di controgioco al bianco, ma il fatto è che il nero rimane con delle minacce abbastanza forti. Comunque, vediamo quali sono. Chiaramente qua c'è un pericolo di matto, per fortuna c'è ancora questo cavallo che protegge, quindi a prima vista uno potrebbe anche semplicemente dire posso provare a giocare cavallo G4 cercando di rimuovere il difensore e poi si vedrà quello che succede. Ora, qui non è obbligatorio rimuoverlo, il cavallo. Bianco non ha detto che debba per forza catturare, però cattura con scacco, quindi magari guadagna delle mosse. Ad ogni modo, anche se non cattura e il nero potesse catturare la mossa successiva, si può riprendere di pedone e questo almeno libera la via alla donna bianca per difendere. Anche in questo caso, ogni caso, il nero sfonda e poi sono dolori lo stesso, ma niente. Comunque, quello che viceversa gioca Lelouch è una mossa di re e qui ci sono quindi diverse opzioni. Ora, è abbastanza ovvio che muovere il re innanzitutto leva la possibilità al bianco di dare scacchi, quindi eventualmente se c'è da dare un matto, come effettivamente è, lo si può dare più facilmente, la cosa migliore è metterlo in G6. Ora, queste mosse non si vedono, però si riesce solo a cogliere la disperazione del nobile poco dopo a significare che il nero ha vinto e difatti qui in realtà c'è un matto in 3. Ok, perché qualsiasi cosa fa il bianco ovviamente non può muovere questo cavallo perché il cavallo deve rimanere a difesa. Potrebbe cercare di cambiare eventualmente le donne, ma il piano principale è quello di portare la torre sulla colonna H per il nero e poi dare un matto che non lo pari neanche piangendo in cinese, o per meglio dire in questo caso neanche in giapponese. Difatti qui il miglior tentativo addirittura è quello di giocare donne 2 per far fuori questo pedone che alla fine è il pezzo grosso del nero, però il problema è che anche se la donna si dà su questo pedone poi ce n'è subito dietro un altro che
insomma, si riaffaccia al re, quindi torre H8, che si fa fuori il pedone limitando la possibilità di dare matto e difendendo H1, però è per F3, poi nuovamente c'è il solito problema, non si che il re scappi, tanto questo pedone copre tutte le vie d'uscita, quindi game over, si può anche prendere questo pedone in B7, non serve a nulla, c'è il matto dopo. Viceversa, una manovra più conservativa come donne 1 per cercare di cambiare le donne. Torre H8, si minaccia matto, quindi non si fa in tempo a cambiare, anche qui è andata. Quindi presumo che, anche se non si vede nell'anime, il nobile abbia preso questo pedone cercando di attaccare la torre, guadagnare un tempo per poi promuovere, e se si è vista al perso dopo torre H8 e c'è comunque il matto in fondo e non si para. Ma insomma, alla fine dei conti, una posizione che aveva un senso, casa in basso a destra non nera, diciamo niente male, insomma. Poi gli scacchi ricompaiono anche in altri episodi, magari un po' più glissati ancora, tant'è che diciamo la mia brama di vedere un bel partitone a tutto tondo rimane sempre sull'attenti, fino a che non si giunge nella seconda serie addirittura allo scontro tra Lelouch e il suo principale antagonista, che poi è anche suo fratello, bene sì, Schnitzel. E lo scontro per l'appunto si consuma su una scacchiera che, con un folto pubblico formato da nobili sudditi e astanti vari che stanno lì in trepidante attesa di vedere il sangue sparso, assistono impietriti a quello che succede davanti a una successione di posizioni e mosse che via via c'entrano sempre meno con le precedenti, dinanzi a frasi ad effetto tipo Rambo da scacchiera come la seguente: muovi il re, se il re non si muove i suoi sudditi non lo seguono. Se il re non si muove i suoi sudditi non lo seguono. Magari la posso riciclare la prossima volta invece di dire attivare il re nei finali. Il tutto ben condito con tanto di pedoni neri piazzati in ottava traversa. E ripeto, ottava traversa. E la tensione sale, sale, sale insieme al giramento di palle fino a questa bellissima mossa. Lungi dalle mie intenzioni chiudere in parità, ma temo sia inevitabile. Ti sbagli? Ti suggerisco, Zero, di non sottovalutare mai il Re Bianco. Non mi dirai che... Scacco matto. Scacco matto. Scacco matto. Ed in effetti il Re Nero è... Sì, almeno è sotto scacco, sì, possiamo dire? Sì, è sotto scacco il Re Nero. Che gli vuoi dire? Vabbè gente, via, stendiamo l'ennesimo velo pietoso, per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, a presto e ciao ciao!